Eccoci bei amici in un nuovo video sul mio canale. In questo video andremo ad esaminare alcuni segreti esoterici scritti da gente un po' sgrammaticata. Partiamo col video. Il primo segreto ce lo scrive un uomo di 17 anni che, come ho detto prima, ha dei seri problemi con la grammatica perché dice che non sa fare né l'analisi logica né l'analisi grammaticale. Almeno è stato sincero. E non ha fatto errori soprattutto, quindi ben per lui. Il secondo segreto lo scrive invece sempre un uomo, ma di 25 anni, che è probabilmente amico di quello di prima e non sa né la punteggiatura, né la grammatica, né niente. E qui parte la challenge di riuscire a leggerlo senza prendere fiato. 3, 3, 2, 1, via. Ho conosciuto tre ragazze, una era già fidanzata, ma non me lo diceva per 3 anni. Mi ha preso in giro, si è fatta comprare regali e poi è uscito lui che però lei andava con tutti, non solo con lui, un'altra che ho conosciuta, sembrava brava, ma poi ho scoperto che entrava nelle macchine con qualunque persona, aveva 15 anni con i giovani e con i vecchi di 50 anni. Anche 60. Adesso sono solo da 10 anni. Ho perso. Rendiamoci conto, questo povero sfigato già con le ragazze si trova male anche con la grammatica, porca puttana. Questo segreto di quest'uomo di 17 anni gli fa capire perché gli uomini vivano in media meno delle donne. Perché una sera stavo per andare a dormire quando ad un certo punto notai una chiazza bianca davanti al mio letto. Così mi abbassai e la leccai. Il giorno dopo scoprii che era il vomito del mio gatto. Porca puttana! Che schifo! Fai schifo, maledetto! Siccome il simbolo del mio canale, l'immagine, è un gatto, non potevo non mettere questo segreto, ma che schifo che fai! Che schifo che lecchi le chiazze per terra, probabilmente! Che cazzo è vomito! E vomito pure io, la vieni a leccare poi, maledetto! Un altro uomo di 16 anni, questa volta, ci fa capire che a volte anche le donne, quando sono più bambine, possono essere davvero molto cattive, diciamo. Non che questo sia molto a posto mentalmente, perché capiamo perché adesso. Quindi, uomo di 16 anni, quando ero piccolo, era piccolo, capito? Mo' è grande, capito? Mo' è grande, 16 anni, quando era piccolo, in gioventù, ero nella mia cameretta con una mia amica e avevo 7 anni. Stavamo guardando un film hot a 7 anni e noi volevamo imitare a loro. A un certo punto abbiamo fatto sesso. E dopo 2 anni viene da me, quindi a 9 anni. Ma non si capisce un cazzo in questo segreto. Mamma mia, la punteggiatura! L'ho detto di questa grammatica è andata a farsi benedire. Gridando, bastardo, ne è scoppiata davanti a tutti. Vergogna. Vuoi sapere la cosa più bello in questo momento? È la cosa più bello. In questo momento mi sto scoppiando sua madre. Qui la rivelazione che lui usa la regola della maniglia. Prima la madre, in genere prima la madre e poi la figlia. Lui ha fatto al contrario, prima la figlia e poi la madre. Mamma mia, 7 anni, ma questo è sentatore di fake proprio. Ma non ci possiamo fare niente. Andiamo avanti. Passiamo dagli errori grammaticali anche gravi a non sapere manco come scrivere su una tastiera. Perché quest'uomo di 20 anni ci scrive questo. La prima parte la salto perché la salto, voglio saltarla, non capisce un cazzo. Non lo so fare, o Yahoo, JumpyTech, grazie, fa verificare. Boh. La gente di sti uomini di 20 anni, cacchio. Oh, adesso passiamo ad una donna che ci scrive, donna di 15 anni,
mi toccato spesso mentre leggo segreti sconci. Quattro dita tutte dentro. Oddio. Cazzo, è la porta dell'inferno, un poltergeist. Oi, oi. Quattro dita. Quattro dita, spero non delle mie, cacchio, perché se no davvero è... Bah. Il segreto di quest'uomo di 20 anni mi tocca un po' dentro, che racconta un po' la storia sua, sentimentale, che è simile un po' alla mia anche. Quindi gli sono vicino, tieni duro e che ce la farai. E ci scrive: sono anni che corro dietro ad una ragazza del mio paese, lei è speciale. Dopo molti no, ho provato ad andare avanti, ma torno sempre al punto di partenza. Che cazzo è? Sei al Monopoli, torna senza passare via. Lei c'è per tutto. La amo ed ho dei piani per un ipotetico futuro insieme. E se dice no, e tu fai tutti i piani, che sei uno stalker. La leghi, la imbavagli, se usa la mia, solo mia. Se stai leggendo qui, sappi che quando ti chiamo mi amor, non è un soprannome buttato lì a caso, è che un giorno l'anello ardito te lo metto, e questo se dopo ci tiene così tanto che gli parte il dialetto. E poi gli parte anche lo spagnolo che dice: te quiero, amor de mi vita. Ah, col cuore. Ah, dice, ah, sì. Vabbè. Non devi dirlo in su in segreto, ma vai, dichiarati a lei, cazzo, diglielo. Bisogna dirle le cose. L'ho capito anch'io a mie spese, le cose vanno dette. Dette, cazzo. Oh, un altro uomo di 24 anni mi ricorda un po' la mia infanzia, i feels. Che c'era mia sorella che non si addormentava senza il rumore del phon di sottofondo, e quindi anch'io, di conseguenza, l'ho associato alla sera quando devo dormire, quindi quando sento il phon mi rilasso anch'io. E infatti lui ci scrive: quest'uomo di 24 anni trovo rilassante il rumore del phon. Spesso, se la notte non riesco a dormire, ascolto il magnifico rumore registrato nell'MP3 e mi rilasso immediatamente. Tu hai rilassato anche le dita e i tasti della tastiera, che non metti le virgole, porca puttana. Qua ci vorrebbe davvero... Germano Mosconi, che ti direbbe le virgole, punti, tutte quelle cose là, insomma. Per la serie figure di... M, imbarazzantissime, questa donna di 17 anni ci racconta la sua esperienza con una sua amica. Ecco voi. Ero con la mia migliore amica per andare a fare la spesa e lei propone di parlare in una lingua inventata con il primo passante, che già scattano tutti i problemi mentali infiniti delle nuove generazioni. Puoi immaginarti di parlare una lingua straniera inventata da te al momento, ma... Incontri l'uomo della tua vita e che se ne parli. Si avvicina un tizio con gli occhiali e lei gli chiese qualcosa usando questa lingua improponibile. E lo dice anche tu che è improponibile, quindi un minimo cervello forse ti è rimasto. Il signore si tolse gli occhiali e disse: ma voi siete italiani? Ah. E poi rivolgendosi a me: tu abiti nel mio stesso palazzo. L'avevamo pure salutato quella mattina. Ta. Non aggiungo altro. Nei paesi anglosassoni, comunque all'estero, diciamo, quando i ragazzi hanno la casa libera, in genere organizzano delle mega feste dove tutti si ubriacano, fanno cose strane, insomma. In Italia, quest'uomo di 17 anni, quando e da solo in casa parla di politica con il cane. Tu ti immagini il cane che sta lì a guardarlo con la faccia di dire: ma che cazzo dici? Andiamo oltre. Un uomo di 16 anni sarà il nuovo Germano Mosconi, perché ci racconta la sua esperienza nel Grest, un posto dove magari i ragazzini e i bambini si riuniscono, passano l'estate magari con gli educatori, tutte le cose, gli animatori, cercando di divertirsi. E lui ha trovato il suo metodo. Verso i 13 anni frequentavo un altro che scrive male, un Grest estivo, senza le virgole.
di una parrocchia nella mia città. Era un bel posto. No, in realtà le virgole ci sono, guarda, sono sbagliato. Sono partito prevenuto, mai partire prevenuti. Eccezione per il fatto che ogni giorno ci facevano fare un'ora di messa. Eravamo circa 70 bambini, che quanti erano? Mamma mia. La proprietaria, cattolica, bigotta ed insopportabile, tra parentesi, decise di farci scrivere giornalmente dei bigliettini con dei consigli o dei pensieri anonimi, che poi avrebbe letto alla fine della giornata. E le virgole mancano. Non farmi ricredere su quello che dico, dai, uomo di 16 anni. Scrissi, bestemmioni da guerra. Che cazzo sono i bestemmioni da guerra? Come sono? E fu un piacere guardare la sua faccia allibita mentre cestinava il mio foglietto. E vedete, questo è il bigliettino, lo apre e dice: Dio mitraglia. Con questa faccia, magari. Cos'è un bestemmione da guerra? È Dio più la mitraglia, eh? Dio, 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 cioè, Dio, 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 con minigun, cioè. Bestemmione da guerra. Oh, concludiamo con una donna. 17 anni, che ci racconta il cambiamento della sua esistenza, ma non della sua conoscenza nella lingua italiana e nella grammatica. Perché ci scrive: cose un po' strane, devo dire, effettivamente. Mi ricordo che da piccola tutti mi prendevano in giro perché ero brutta, magra e densa. Densa. Ma che cazzo sei? Uno yogurt, ok, denso e cremoso, ma magra e densa. Uno yogurt, sì, è uno yogurt greco, magro e denso. Tette, sarà tette forse, sicuro. E sedere, due S, sedere, mamma mia. Ora, a 17 anni vedo le mie amiche che sono bruttissimo e non hanno un ragazzo, mentre io sì e dicono che sono la più bella della scuola. Allora, la pubertà a volte fa miracoli, nel senso del cambiamento fisico, dell'aspetto fisico, ma la cazzo di grammatica la dovete imparare, perché io non posso registrare un video dove tutte le volte mi devo sforzare per cercare di interpretare i vostri segreti e la mia macchina non mi mette manco a fuoco. Maledetti siete. Donne dense. Del cazzo. Detto questo, io concludo qui questo video sgrammaticato con donne dense e nove germanmosconi. Io vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, a condividere il video e ad iscrivervi al canale. Mi raccomando, eh. Noi ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao!